Amici di Formula Italian Team, buonasera, buonanotte, benvenuti, buona domenica, anzi buon lunedì perché dalla mezzanotte in poi è lunedì. Ci siamo, è l'ultimo appuntamento, è l'ultima gara, l'ottava del Mondial. Ci presentiamo in quel di Monza già con il titolo in tasca, dati alla mano, ma ne parleremo tra poco perché andremo a vedere la classifica. In primis però andiamo ad introdurre quelli che sono gli ospiti che ci accompagnano e ovviamente andiamo in ordine dall'alto verso il basso. E allora in alto a sinistra, qui sopra c'è Alberto Fortran. Ciao, buonasera, ciao a tutti, buonanotte. Sopra di me sta lavorando al computer, c'è Andrea Badolato. Lavorando, cioè, qui siamo. Ciao Luca, Fa buonanotte. finta. Fa finta. Facciamo finta. Mentre qui Ciao. alla mia sinistra, Jacopo Rochita, eccolo qui, proprio lui. Buonasera a tutti, sono ancora qua, sempre io. Qui in basso, qui giù, Simone in artes dem Fracchiolla. Io mi dissocio, Ma non voglio va. più stare in basso dopo questa gara. Oh no. Basta, non Vabbè, ne posso più. dopo questa gara è l'ultima, è finita. Non ne posso più, basta, va via Mentre adesso. anche se non ci sente qui sotto di me, ecco, basta, a posto. Intanto vediamo se ci sta raggiungendo, eccolo qui, No. vediamo la sua sedia, ma lui deve ancora comparire, deve ancora comparire. Lo Rullo di tamburi. attendiamo, rullo di tamburi, vado. Niente, Non... non appare. Eccolo. Ehi, Buone! vabbè. Ehi! Poppy, sono un clown. Chi fa quei video di The Clown? Che quello che fa il spavento, come cazzo si chiama? Vorrei dire una cosa, vorrei dire. Stiamo No. cambiando. Raffaele parla l'arte dei muti, mi devo imparare il linguaggio dei muti stasera. He's speaking the language of Tollillo. No, vabbè, scusate. Scusate, Ciao, buonasera, buonasera. buona serata, come Io ho l'impressione che aspetta! stasera sarà una lunga sera. Abbiamo perso tutti, a posto. Abbiamo perso tutto e Ma tutti. mi mostri il profilo. Ragazzi, abbiamo lavorato per mesi per avere un dignitoso. Cioè, che cazzo sta facendo? Vorrei Cioè, annunciare ragazzi. che da questo momento la Calabria è zona arancione, annuncia tutta la Ufficialmente è vero, cambiato posso... tutto, ragazzi. è cambiato colore è da un minuto che la Calabria ha cambiato colore. E anche la Sì, aspetta un Liguria, attimo. anche la Liguria, Noi eravamo già attenzione. arancio, quindi. Comunque, ragazzi, abbiamo lavorato sodo per avere certi follower, tutto sudore, preparazione. Raffaele l'ha distrutta in Buttato 2 secondi. così, fregato. Ma è un po' come Mark quando ti ferma la sera, no? Dopo la lobby, No. che vi ritrovate tutti insieme, arriva Marco Luconi. Hai tagliato. Ecco, forse. Non Magari mai stasera hai proprio. tagliato? Hai tagliato? Ma magari tipo hai Avrei fatto una bella visto. gara. Che fa Andrea? Aspetta che ho bisogno di ingrandire, ho bisogno Niente, io non vedo niente, di... neanche io. Dai, è la scena degli intoccabili. Mi ricordo il giusto. Allora, Comunque, torniamo magari. di qua. Allora, ragazzi, Allora, dobbiamo parlare di oggi. ragazzi, Luca, Dica. diciamo il risultato, perché siamo campioni? Cioè, dica, facci vedere i Eccola, ve la risultati. facciamo vedere la classifica. Intanto vi faccio vedere la classifica. Eccola qui, con 83 punti di vantaggio. Abbiamo 9 punti in più del massimo dei punti accumulabili in una gara, che sono i 74 che abbiamo raccolto nelle prime due gare, ovvero in Austria e in Belgio. Con i 68 punti ottenuti nell'ultima gara, Zandvoort, Gran Premio d'Olanda, primo e quinto, insomma, ci siamo portati a casa ufficialmente il titolo con gli MRL che, tra l'altro, dopo l'ultima gara hanno scavalcato in Liga Online F1, visto che appunto sono arrivati al traguardo con una sola vettura nell'ultimo appuntamento, che è stato anche, insomma, l'episodio che ci ha dato, insomma, diciamo conferma di quello che poi è stato la vittoria del campionato. Molto, molto bene, una vittoria ben Scusami, conseguita, come si dice. Luca, che Ecco, rido aspetta, che cosa è perché... successo? No, perché sono fuori ca, ecco, tanta roba, tanta roba. Anche la mia ha guardato le gare, le nostre.
Aspetta che l'ho perso un attimo, Andrea, non lo sentivo bene per un attimo. Comunque, diceva anche Maravenia, visto che non Ah, ok. 2 minuti fa mancavano 60 secondi, adesso. Adesso manca un minuto. Beh, ragazzi, c'è un po' di carne al fuoco da parlare, visto che adesso tanto dobbiamo aspettare un po'. A Eh sì. parte che ci devi dire l'elenco dei partecipanti, soprattutto chi corre oggi Pronti? per noi, visto l'ultima gara a casa Allora, nostra. uno ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo in basso, vedete qui giù. Ve Aspetta, aspetta, lo ingrandisco anche, guardate. Che cosa? No, c'è il riflesso, non si vede una. Ah, sì, questo è Taz poco fa, Ah, dopo c'è aver. Taz. Eh sì, perché ha sbocciato perché ha vinto la schedina, ecco. Attenzione, è entrato un infiltrato è entrato, signori. Ah, eccolo, Oddio! Che momento! eccolo, eccolo! Ah, ecco Nostro Sergio! ingegnere, il nostro ingegnere, abbiamo l'ingegnere direttamente dal muretto, meglio di Stella Beh, Bruno. sì, occhio agli spoiler, è una fabbrica. Ernesto, l'ingegnere lesto. Ernesto Parma. Ecco! Si parlava di Valentino Rossi e di gelaterie, quindi fate voi. Oh, mamma mia! Allora, intanto io inquadro Taz perché lo abbiamo qui in onboard, quindi abbiamo l'ingegnere al muretto e abbiamo uno dei due piloti. Eccolo qua, è un po' scattoso, però si vede, esiste, si muove, è vivo. Non E è, non è niente di. Non è un cartonato. Ecco. soprattutto sponsorizza l'acqua. Ah beh, perfetto. Allora, i nostri piloti ci sono. Allora, dicevamo. Parlavamo di piloti che corrono. Allora, i Liga Online corrono con Matheus e PL Martins. Matheus che abbiamo già conosciuto, Alberto l'ha conosciuto con Matthew, che Ma l'aveva conosciuto da me ce l'ha vicino in conosciuto tanto Bahrain. vicino. Ha dei Ho bacetti affettuosi. conosciuto anche cose che non si possono fare. No. Poi i Liga Colombia F1 si schierano con Captain e Pablo. Pablo che cerca un po', non la vendetta, ma un po' la redenzione dopo quello che è successo Se 7 giorni fa a lo Zandvoort. sai, Luca, che sono molto curioso di Pablo perché mi ha sorpreso positivamente in Olanda e vediamo un po' se fa la stessa cosa qua a Monza, perché sembrava essere un bel pilotino da vedere, insomma, comunque da primi posti. Sì. Confermo. Poi Rufonico e Aredes invece per gli MRL, ovvero i nostri virtuali diretti inseguitori in classifica team. Poi i soliti, ormai è un grande classico che non ti scordi mai, la coppia dell'altro team colombiano, i CF1, Acosta Villegas, Eni Villegas, come dice di legge. Perfetto. Vabbè, è colpa di legge, non è questa la Però sua non inventata io. c'era bisogno di ribadirlo così con No, nonchalance. so che non sto ridendo, ma fa molto ridere. Fa molto ridere. È bravo, è molto bravo. È molto bravo. Poi, non abbiamo capito se ci sono i Simarci che sono assenti, anche perché era stato annunciato che la trasmissione sarebbe stato a Sata. Infatti, anche nella copertina dell'evento a cura di Ramiro, poi è stata cambiata e non sappiamo quindi se ci saranno. Zanelli e Lusiano M12, sperando che sia il Lusiano corretto, quindi col passaporto giusto per IF1 CVL. Mai No, si tolto scherza su la battuta proprio. La stavo dicendo io, ma niente. Oggi mi anticipo su tutto. Poi. Zanetti ci può stare. Chissà se c'ha le Beh, stesse cosce. Loro ci fanno provincia. Cosce di Zanetti faceva provincia. Anzi, fanno perché. E a sto punto chiudiamola tutta. Se il commentatore doveva essere Amiro, ci poteva essere Ivar Amiro Ivar Cordoba, famo prima. Così la chiudiamo. Ramiro. Poi, occhio, gli inglesi sono con Orbiting in attesa di un secondo pilota. Hanno lasciato in stand-by. Forse l'avrebbero trovato. Non c'è il team peruviano. Mentre per i nostri. Esordio internazionale per la coppia appunto Taz e Danilo. Forza Molto. Taz! Quindi, ecco, abbiamo il team McLaren al Ragazzi, completo che domani poi sarà in pista per la sprint. allora, intanto prima che sta per cominciare le qualifiche, due battute al volo sul Gran Premio di Roma della Formula Elettrica. Chi l'ha vista? Se vi è piaciuta, non vi è piaciuta? Ho visto bene gara 1, la Mercedes l'ho vista in forma. Poi gara 2 non l'ho vista, infatti c'era Toto Wolff. Ragazzi, Secondo me Toto Wolff ha poteri, ha proprio poteri su quello. no, io ragazzi ho trovato chi potrebbe dar fastidio a Toto Wolff se viene in Ferrari. Ah, Virginia Raggi. Patrick oh, Dempsey. Co co con le
con le buche, con le buche ha fatto schiantare due Mercedes in un colpo solo. Poi ditemi voi. Effettivamente hai ragione. Spiace. Il siparietto che hanno fatto su Mediaset, Dempsey, le due tipe, bionda e mora, la, che non so chi fossero, ma che parlavano come se non ci fossero le telecamere, non si è capito niente, però c'era Patrick Dempsey. Ah, ok, bene. No, diciamo che gara 2 è stato uguale a gara 1 sostanzialmente, molta cacciara, finita quasi allo stessa maniera con la safety car, poi c'è stato un giro nella quale De Vries ha deciso di giocare a bowling facendo schiantare Bird e Roland contro il muro, dritto per dritto, senza ritegno, solita cacciara. Tra l'altro, intanto qua ci dicono, Lopensky, io provo a guardarla a zero, non si poteva guardare. NCVR46, la Formula E è una bip colossale, specie a Roma. Anzi, guarda, Roma forse è uno dei meno peggio. Allora, sì, perché non è poi... allora sinceramente... Solo che la... sinceramente, circuito modificato non è che... allora, sinceramente il circuito modificato ci stava. Il problema è che è troppo bumpy. Io ho capito che è un problema di Roma. Delle... il problema di Roma sono le... oh no! Aspetta, aspetta, fermi, per favore. Intanto, il discorso del circuito della Formula E a Roma è una colossale. Questo mi è piaciuto molto, però... però io... oh, sarò uno dei pochi, ma a me non mi dispiace la Formula elettrica, non so perché, ma non mi dispiace, è anche carina, nel suo cacciare, nella sua far cacciare è divertente. Perché comunque c'è competitività. Ci sono E poi soprattutto ci sono tanti team, soprattutto colossi, no? Cioè non è che si stanno parlando di team, ci sono colossi che giocano proprio uno contro l'altro per far vedere la propria potenza anche su questo campo, la serietà è tantissima, e poi si vede pure dai duelli che fanno, cioè... fino all'ultimo metro cercano uno spazio dove non c'è. 45 minuti. Oh, anche Danirco. Gli amici stretti. Lo vediamo. Abbiamo tutte e due tutto il team. Sì, cioè abbiamo tutto il team. Oggi festeggiamo in grande stile. E intanto aspetta, oltre al team abbiamo un concorrente che sfida Badulato. Attenzione, eccolo qua. Eccola. No, è stato declassato. E le, diciamo, vabbè, diciamo, entrate, diciamo. Intanto stanno arrivando le prime immagini dalla pista, eccole qui, noi intanto torniamo di qua. Una domanda, mentre... abbiamo più punti o io punti neri sul pigiama? Stupidaggine, olè, tirata pure questa, via! Vai con la prossima. Vabbè. Meno male che devo arrivare alle 5. Raffo, stai messo pronto in stanza, attenzione. Ok, perfetto. Raffo, stai oggi camminando. Stai camminando proprio sul filo del rasoio tra l'esclusione della live proprio. Che sta facendo? No, che cosa ci sta cercando di dire Danirco? Cioè, no, sta facendo gli squat pre-gara. Per allenare, che faceva così. Sta cercando di risolvere il problema della telecamera che lagga, ma è impossibile. No, sembra tipo quando in MotoGP descrivono il problema delle gomme. Vedi la mano, no? Taglia lì. Guarda, io quando vado in macelleria, affetto veloce, è così, no? Piccoli, no, non è così. Vabbè, arrivederci. Meno male che stasera possiamo prendere a cuor leggero che il campionato è finito. Sì, Gran Turismo, no, is back comunque. Non so se sia finito, ma a meno di penalità. Beh, bisogna fare una grande frittata, bisogna fare zero più un frittatone. Luca, ho togliuto un la cacciara. Vai. Allora, mi dicono i ragazzi che sono in 11 e la lobby è partita. Ah. Perché potrebbe essere che tanta gente non si è connessa, perché purtroppo il difetto dei brasiliani è se la gente entra in X tempo bene, se no si parte. Ok, riferisco. C'era stato un pomeriggio dove i team hanno latitato. I Simarge sicuramente non ci sono perché non hanno detto niente. I peruviani non ci sono, quindi sono 4 piloti in meno. Saranno lì, potrebbe essere. Vabbè. Che bello, una passeggiata. Boh, non è detto, perché comunque quelli che ci sono magari sono gli unici che erano seri. Sì, ma probabile. Ma oddio, i Simarge secondo me non erano comunque male, li vediamo anche in Formula 1. Gli MRL comunque si stanno giocando il secondo posto contro i brasiliani, quindi sicuramente quella sarà una bella battaglia. Infatti hanno messo Rufonico e Aredes, se non erro,
e quindi che hanno fatto bene in Olanda comunque, quindi puntano tutto per questa, mantenere la seconda piazza. Sì, suppongo di sì. Ma sono secondo me il team un po' più veloce, i brasiliani dei League Online secondo me sono veloci ma molto più fallosi, ecco, fallosi nel senso proprio di, vedi, l'errore dell'ultima gara, comunque in battaglia stanno molto più incacciati. Diciamo che sì, MRL presentavano sempre Rufus, avevano il secondo, Rufus e Rufo Nico. Avevano sempre il secondo posto in tasca, perché Rufus secondo me rispetto a tutti gli altri aveva proprio 3-4 marce in più. Sì, sì, vabbè, Rufus era palese. Abbiamo immagini dalla pista, ci siamo, 11 piloti, bellissimo, una nobile allenamento. Beh, oddio, però sono quei 11 piloti che sì, sono quelli buoni, sono quelli buoni, quindi alla fine Pablo Ocampo, suppongo sia lo stesso col nick cambiato. Sì. Io non vorrei dire niente, però io mi hanno fatto una bocca tano. No, non vogliamo i piloti senza Nick. Pablo Ocampo, perché team corre? Boh. Perché non c'è più nessuno. E niente, andiamo avanti. Ah, commento live dei ragazzi. Pablo Ocampo sembra uno spacciatore. Il nome di uno spacciatore. No. È un tipo. Andrea già sta cercando la Jeep. Andrea già sta cercando, fermi. Si è messo già la ricerca, appena l'ha sentito. No. Lui ti sta dicendo no, ma sta depistando le indagini qua, perché lo sta proprio cercando. Guarda, sta pure già a ridere, perché già in mente ce l'ha qual è. Ma si danno la Luis Cabello. Comunque telecronaca a cura di Luis Cabello, sembra un po' imbalsamato. No, io mi chiedo quanto abbiano speso per avere a disposizione queste magnifiche illustrazioni della loro parte superiore del corpo. Posso dire una cosa? Una battuta da cinema. Sembri tu. Mio falegname con 30.000 lire. Ma già meglio. Chi continua? Vanno alle anche le unghie. Guarda. Ma me le servi così, è tipo un assist che io devo solo spingerla dentro alla rete, cioè che devo fare? Non gliela può fermare. È come i puntini di Raffaele. Se te li vedi, non si fermano più sti puntini, li vedi dappertutto. Questa finestra divisa in 9, quanto siamo belli. Io per quanto riguarda queste, Andrea sta cercando da ore la GIF, però non lo vuole di. No, un pensiero per queste magliette, queste splendide, diciamo, figure. Eccolo, Adriano Sousa. Molto interessante. No, aspetta, fermo. Ho bisogno di. Ecco, aspetta, vai per favore. Tanto grazie a Pazzo il Pub con 11 spettatori. Luca, sorry. Oh, vai, dici, scusami. Grazie. Puzzle Pop. Intanto c'è il mio compagno di squadra che si è lanciato, ecco, è concentratissimo. Vediamo. Io pagherei se quella faccia sua è così concentrata, però non ci credo. Ringraziate che non c'è Long, perché quanti da ciclista lo triggerano. Sarebbe partito così. Stavo pensando alla stessa cosa di Raffaele, meno male che non c'è Long. Ah, non c'è. Giro... No, non c'è nemmeno Benigni. Primo tempo di riferimento 19-3. Beh, considerando che i nostri stanno sul 17 alto, non è, anzi, hanno un tempo d'attacco quasi un secondo più forte. Luca, c'era Ernesto che stava cercando di creare un po' di pathos, l'hai distrutto in un amen dicendo che noi siamo un secondo, i nostri piloti hanno un secondo di tempo. Ma perché io ho visto le prove libere. Ecco, guarda qua, 18 e 3. Ecco, adesso 18 e 3 buon tempo. Però Villegas. Ragazzi, dalla chat ci saluta un tale Saro, non so chi sia. Voi lo conoscete? Le professore. Pazzo un po', buonasera, ci saluta Fizzaro! Grande, welcome back, è sempre un piacere. Torna da noi, ti prego. Ciao Rosario. Non ci lasciare, per piacere. Oh professore, Puzzle Pub, grazie per il follow, grazie, carissimo, grazie. Vediamo.
C'è Mateus che dovrebbe andare in pole. Ah, se no, si è lanciato adesso. Ecco perché. Sì, si è lanciato. E anche Danirko nel giro, lo vediamo. Sì, Danirko è super concentrato. Guarda gli occhi, mi fa paura. È la prima volta che lo vedo. Mi fa paura con gli occhi, guarda come è fisso. Ma più che altro, come, dove ce l'ha il volante? Cioè, che davanti al... Ce l'ha su una postazione artigianale? Sì, perché sì, è tipo sì. Un bancale. No, così. No, è fatto meglio. Bancale ignorante, no. No. Ragazzi, Daven nel 2014-15 aveva il volante sul ferro da stiva, sull'asse del ferro. Allora, fantastico, Luca, Gianfranco, fantastico. Ecco perché tutte quelle dispute, no, dai. Comunque, Luca, io ti vorrei dire: è una postazione da professionista. È una postazione da professionista. Io sarei curioso. Da professionista. Curioso della sedia perché comunque è facile costruirsi. Tanto Danirko sul traguardo 18. Vabbè. 17.999 17.946 Mateus. Vabbè, ma Mateus come si può fare? Grazie per avermi spoilerato tipo con 20 secondi di anticipo. Sì, infatti. Io stavo guardando. Ma come fai? Come fai a essere così avanti? No, il problema è che io stavo guardando i tempi perché dicevo, ok, se l'ha detto lui, sono arrivati adesso i tempi. Stavo guardando, ma dove sono questi tempi? Stoppati 10 secondi, faccio un piacere. Ecco. Sono 10.00. Sì, perché sei tanto avanti. Io sono a 10.00 adesso. Però vedi, Alberto. Alberto, vedi una cosa dell'altra volta che tu non facevi mai. Ernesto, mica ci dici i tempi. Dei ragazzi, Ernesto è uno serio, sta zitto e ce lo fa vedere da noi, dal vivo. Ernesto, mi sa che non lo ritroveremo più in questa... Come? Dite? Ernesto, dopo sta cacciata che stiamo facendo, non lo vediamo più, ragazzi. Ma oggi, no. Oggi ragazzi si festeggia. Segnerò per i campionati, non c'è nessun problema. Ecco, no. Oh, c'è Pablo Campo che sta... Come si dice? Spacciando un po' di lag. No! Ci stava Mirko che si lamentava che aveva fatto un T2 pessimo. Ma si può dire? Ah no? Non si può? No! Mamma mia! Falla però la croce. Hai tagliato? No! Eppa! Ecco, è entrato Aredes! No, Sayu è ritirato. Abbandonato. Salire, non vedo la. Il verbo salire sarebbe tipo che se n'è andato, una roba del genere. Comunque, Ricciardone, 6 mesi di abbonamento e tanti auguri, Ricciardone. Un po' in ritardo, però di nuovo auguri, Ale. Scusate. Che regalo! Interessante. Non ho capito cosa? Devo frenare gli entusiasmi, ma il suo compleanno è finito già da 21 minuti. Lo so, noi l'abbiamo prolungato. Ah no, scusate, per l'orario brasiliano è ancora il suo compleanno, quindi tanti auguri. Quante volte dobbiamo tirare le orecchie? 20, 28 mi sembra, no, 29. Penso che ad oggi ti avvicini più o meno la mia età. Le orecchie è un po' omicidio, quindi non... Comunque ragazzi, Danirko lo vedo che vuole dominare questa gara, lo vedo troppo concentrato. Sì, sì, ma nell'allenamento è tempo. Allora buono. Ma poi ha fatto terzo in Master, giusto? Comunque ragazzi, ha fatto terzo in Master, lo vedo che vuole dominare questa gara, lo vedo troppo concentrato. Comunque mica andava piano. Allora buono. Sì, terzo, grazie. Ma poi ha fatto terzo in Master, giusto? Comunque ragazzi, ha fatto terzo. Sì, dove eri Alberto all'ultimo giro? Potevi essere lì. Invece c'è stato Mica andava piano. Non te la puoi prendere sempre. Allora buono. Sei nella posizione terzo, grazie. Ma poi ha fatto terzo in Master. Sì, ma io non me la prendo. Ha fatto terzo. Sì, dove? Ma neanche io. Mamma mia. Vai Talzino sul traguardo. Vai Talzino. Talzino c'è.
Beh, comunque Matteo 17,9. Beh, non è mica male. No. Ma Matteus pure in Bahrain aveva fatto un tempone, però poi dopo pagava nella gara. Quindi io attenderei più la gara per Matteus. Ma quanto hanno fatto i master? 17,7? Sì, ma i tagli erano tutti altri. Ah già, là c'è il discorso comunque del... Senza tagli potremmo essere andati su 17,5 sicuramente. Ah, io sicuramente no, quindi sono contento per chi ha fatto 17. Mike, Smoke, io magari no. Però. Allora, l'ha fatto la live. Ah, occhio, loro, occhio, ragazzi, occhio ragazzi, che c'è Danilco che ha iniziato il giro. No, questo è importantissimo perché è la prima volta. Cane Poz, 3 mesi di abbonamento. Poz Luca, ovviamente, grazie mille Luca. E abbiamo un minuto al prossimo abbonamento, raggiungiamo per la prima volta l'Hype Train. Quindi... gran figata, la prima volta. Oh, io ho fatto l'applauso e nessuno mi ha seguito. No, no, grazie. Siamo concentrati. Siamo però vabbè, detto... da quello che c'è detto Raffaele è anche concentrato. Novità dalla pista, ma con i cartelli a curva 1. Ah, ok, perfetto. Iniziamo bene. Comunque Longa sarebbe molto deluso da voi comunque. Luca, scusa, Lorenzo ha scritto che c'è un po' di lag nella live. Ci sto lavorando. Ci stiamo lavorando. Sei migliorato di poco, Danilo. Matteo, ancora sei migliorato. Sì, ma questa ha fatto 18,4 in sport. Comunque, 18,4. Comunque, ragazzi, parlando invece della classifica tra gli MRL e i brasiliani. Occhio perché Matteus in questo momento si mette davanti. Adesso non so quanti punti ci sono in differenza tra di loro, però non mi sembrano tantissimi. Allora, in classifica in questo momento ci sono, ti dico subito. Allora, c'è il 306 punti ci sono, 380 contro 374. Occhio perché Matteus però si è messo là davanti, a Redes più o meno sta lì perché è terzo. Lagga il video della gara il loro come sempre, non capito perché. Sì, ecco, va un po' a scatti proprio la gara. No, adesso sto cercando di vedere se c'è un modo. Vediamo un pochettino. Zanelli prova con la gialla. C'è il secondo pilota brasiliano Martins lì che sta facendo fatica a fare un tempo. Per lui sarebbe conveniente mettersi almeno quantomeno davanti a Ruffonico, perché così almeno per la classifica per loro inizierebbero un pelo più avvantaggiati per la gara. Mamma mia, Redes adesso cosa ha rischiato. Mamma mia. Raffaele, di legge chiede cos'è il Light Train. L'hype train allora si sblocca quando ci sono proprio una serie di quando avvengono una serie di abbonati di sub consecutivamente e in base a quante ne arrivano ci sono 5 livelli, più si sale di livello più poi si sbloccano delle modiche, essenzialmente sono tot momenti in tot delta tempo. Quindi di solito quando ne arrivano 2-3 consecutivamente il primo livello dovrebbe essere a 5, poi 10-15 e così via. Hopking si sta migliorando, ma comunque il tempo è abbastanza alto. Sono più o meno tutti sul 18. Pablo leggermente più in difficoltà, se devo essere onesto rispetto... E si vola! Hype Train! Oh, Cristina Marina, bella lì. Però Luca, la prossima volta avvisa quando comincia a esternare così, mi sta spaventando. Ma bisogna essere improvvisi. Sì, io lo so Luca, avremo una lunga nottata che ci vede di fronte. Adesso la live come la vedete? Sempre uguale? Ragazzi, no, provo perché da loro è fluida, anche qui la trasmissione ce l'ho fluida. Ragazzi, giro importante per Talzi in questo momento, perché ora meglio. Vediamo un po' se si migliora. Vediamo Talzi. Ti prego. Le preghiere dei box. Io vedo meno lag del sole.
È perché sono pochi. Perché sono 11 e non sono 18. Scusi, capitano, ovvio, io non ci arrivo. Eccolo là, se le prende sempre lui. Talz, secondo settore, come sta guidando? Boh, non riesco a capire se sta guidando bene o no per questi micro lag. Mi sa che la portita. No, è più lento, è più lento. Ha portito, si sta rilanciando, mi sa. Se ha carburante, sì. Sì, sì, ha scaldato la gomma, farà un altro giro. Lopez che ha detto, ma è entrato uno solo ora in lobby? Sì, perché erano in 11. Sì, Juan sì, è entrato lì Juan. Pablo Montoya. Mamma. Ecco. Dove Pablo? Juan Pablo Montoya. Vediamo Martins qua. Deve fare per forza il tempo lui. Dai, regalateci un beat. Così facciamo live train di livello 2. Dai, non ho ricaricato la carta. Franco, ne volevo lanciare qualcuno per provare. Ecco, io, perché siamo noi i primi a testare. Allora, vediamo Martins. Vediamo Martins, perché questo è un giro importante, soprattutto per vedere se si piazza davanti a Ruffonico, visto la lotta per il secondo posto nel mondiale. Sì. Può essere un 18 basso, credo. Il che sarebbe molto buono, perché si piazza addirittura davanti a Redes se è un 18 basso. Dietro le McLaren la ghicchiano. No, è alto. Juan ha preso bandiera, quindi è finita adesso la sessione. 18 e medio. Ah no, non ha preso bandiera. Arriva Talz e Danirco. È iniziato adesso, credo. Sì, sono È all'uscita di curva 1. Antonio non ce l'ha fatta. Sta arrivando Danirco adesso. Nada. Andiamo a Danirco. Comunque è già in prima fila, quindi va benissimo per lui. Vabbè, come si dice, il cavallo buono c'è la distanza. Mamma mia, come l'ha persa. Io l'avrei già lanciata nel guardrail. Sì, infatti l'ha controllata con una nonchalance impressionante. Sotto di 54 mila. Non gli bastano ancora. Ha fatto una scarica, una cattiveria. Ascari ammazza. Raga, mi sa che forse non ce l'ha fatta, perché l'ho visto in telecamera che è un po' si è disastrato. Ma tu sei proprio degli spoiler. No, ha visto la telecamera. Sì, ce l'ha fatta. Grazie. Wow. Yes. Ce l'ha fatta. Yes. Aspetta, Matteus pit stop, Arede pit stop e quindi pole position. Aspetta. Ah, dici che dobbiamo... aspetta, attenzione, Luca se ne va. Non puoi copiare il mio compagno. Non puoi copiarlo il mio compagno, non puoi copiarlo. No, dove sono i copyright qua? Venite. Hype Train livello 2. Hype Train livello 2. Io comunque Luca, per l'esultanza... Io per le... scusami, Raffaele. Abbonamento da parte di Saro, grazie mille. Rosario. Comunque, ragazzi, fanno schifo con un beat grande. Comunque, ragazzi, io per le sulte da Talz, è come al solito. Due faceva fatica a trovare i punti di riferimento. Cosa? Vabbè, ma c'è la gara, Talz, c'è la gara. Dì che c'è la gara, non si deve preoccupare. Il master con 18.5 si partiva 15. Ma raga, voi non lo conoscete. Ho una domanda. Io avevo fatto meglio del 18.5, oppure no? Ho fatto 18.3 e partivi 12. A posto, meno male. Alberto ha fatto 18.1 e partiva quinto. No, però non va bene che io parto 12esimo a meno a 2 decimi. Mamma mia. Grazie a... io devo ringraziare Bonve e Luca Poz che stanno testando i beat, quindi arriva un po' di tifo. C'è Race Division che ci saluta.
Addirittura mamma mia, che... beviamo. Sono troppo beviamo, cose. Beviamo. Ma che devo fare? Beviamo, beviamo. Ecco che devo fare. Andre, sto bevendo delle cose. Non fare niente, non ti preoccupare. Faccio fare. Comunque io non vorrei dire, ma dopo la poll di Danirco, Luca ha fatto un'esultanza che io sinceramente mi devo dissociare. Vabbè, ma queste sono belle. No, io lo devo ammazzare perché ha accoppiato il mio compagno, perché è lui. Vabbè, ma è tutto a tema. Io non vorrei Io Slam non ti vorrei dire, ma è meglio che non vai contro Luca. No. Luca non ho mai mangiato nessuno. Luca è un finto buono. Se lo fai in casa, ma ieri lo facciamo bene. Ma lo sai se che lo io... fa... Aspetta. Se lo fai incavolare, non c'è più via di uscita. No way out. Lo conosco molto bene, Luca. Quando si arrabbia, lo conosco molto bene. Allora, Andrea non conosce il grande aneddoto che durante la Pandoro Race. Praticamente mi sono incazzato, per dire, ingrifonito a Monza, e a un certo punto ho tirato giù un botto forte di quelli, ho fatto porco, e Luigi ha detto cazzo mi sono girato. È arrivata l'onda d'urto a Luigi. Ma la cosa bella, così che... La cosa bella, così chiudiamo, è che Luca proprio di scatto, cioè eravamo tutti in silenzio, Luca all'improvviso tira giù quello che deve tirare, Luigi in un istante l'ho visto da dritto a girato, una forza che io direi incommiabile. Ha un'aura potentissima. Vabbè, quelli ragazzi, quelli sono storici. Oppure quella è storia, però su questo ne approfitto per dire che voi chiaramente, alcuni dei nostri ascoltatori, non sanno di cosa stiamo parlando, indi per cui andate a cercarci anche sul nostro canale YouTube, dove trovate tutte le gare, potete guardarle quando volete, trovate i contenuti storici, i vecchi campionati, e che contenuti del 2017, 18, 16, 15, contenuti bonus, i video, insomma, se volete ridere trovate di tutto, e non solo le gare. Soprattutto andate a seguire la pagina di Luca Farmiglio su Instagram, perché se volete che è successo, ho visto Danirco andare a muro. Mirko, vabbè. Mirko, guarda davanti, non guardare là. Oh, mamma mia, sta bene. Però comunque guarda la live. Comunque guarda la pista, non guardarlo. Comunque chiudiamo il discorso, andate a seguire la pagina di Luca Flaminio, che se volete trovare delle pelle sono disponibili proprio lì. Io adesso non è vero niente. Un attimo di concentrazione, un attimo. Adesso ci vuole. Mamma quanti gufi, raga, mamma quanti gufi. Se mi toccano tazze li uccido tutti. Non si dice. Ecco. Allora, vediamo che deve succedere qua. Cacca. Ma aspetta, Matthews aveva il pad. Simo, per favore, metti 2 secondi di pausa. Sì, sei quasi. Sei qua. Ok. A posto. Questo signore è un conto di spinta. A posto così. Vabbè, dai, non ci sta. Non male. Non male, va benissimo. Cavallo buono esce alla distanza e poi insomma il campionato è già vinto. Dietro, che quindi. Cacchio fanno? Oh mamma mia, dietro chi è? Acosta. La Moto 3, ragazzi, non deve correre in Formula. Antonio ne potrebbe. Oh, bella Taz, quinto. Grande Taz. Dai, andiamo. Adesso andiamo a riprendere la nostra McLaren. Dai, facciamo il video. Vai, uccidere sto strappettino. Così si riagganci. Io citerei un famoso film. Corri, Taz, corri. Infatti, come dopo Tomanzi che poi Tom. Corri, Taz, corri veloce, però. Corri, ma corri. Raga, davanti vedo Danirco che è attaccatissimo a Matthews. Un decimo, Matteus. Ah, Matteus, perché Matteus? Non volo una parola.
Ma bene, meglio. Se non vola, potrebbe essere un buon, è un segno. Buon segno se non vola, perché se, se vola di solito è cattivo presagio. Tanto una delle merci. Ah, Martins box. Questo è grave per lui, eh. Questo è gravissimo per il team brasiliano. Per il secondo posto, bella mazzata, anche se Rufonico è nono. Non è un gran punteggio. Potrebbe rientrare con la safety qualcosa. Però a Redes è terzo. Sono molto, sono lì quei punteggi, eh. Perché sono con uno in meno adesso, cioè uno in meno, prende i punti lo stesso, ma è troppo indietro. Allora, Matteo sta tirando il pilone. È andato in box anche a Redes, suppongo. No, no. Ah, no, è la classifica. Quasi deve sistemare, credo. Il solito bug. Sì. Comunque dalla grafica si vede l'ERS che non scende. No, qua l'ERS è... Penso lo sei... scendicchia. Qua diciamo che non è come Messico, dove... No, no, ma tipo dall'onboard del Mercedes. Oddio, forse era Marcus. No, no, era Matteus. Era Matteus che aveva 100% di ERS. Ma si era fermato ai box. No, Matteus. Infatti è che l'ha usato, ma non scendeva. Quindi credo sia sbagliato. Adesso vai, Antonio. Vai, giro veloce. So, li sta andando a prendere intanto. Vai, che animale da gara. 100%, no, io... no, no, ancora è troppo niente. E comunque, ragazzi. Si ribadisce anche in quest'ultima gara che, diciamo, tra virgolette, i più forti di questo campionato sono già nei primi 5 posti. Ovviamente i nostri rappresentanti, più Villegas, Redes, Matteus, comunque quelli, diciamo, sono. Allora, attenzione, perché Talzi in questo momento è a 7 decimi e Villegas è fuori un secondo, visto una McLaren andare a muro. Io no, perché sono indietro. Un po' di lag. C'è una bandiera gialla? No, è vero, una McLaren, la Costa. Eccolo, inquadrato adesso. Cioè, batti, c'è le ruote sporche. Secondo me che non la... non vorrei che l'ha persa sul corpo. Sì, sì. Uscita dalla chicane e è andata a muro. Allora, adesso che è desincronizzato. Oh, mamma. Infatti dicono, c'è il distacco che è un giro. Sì. Però adesso c'è il DRS. Di legge che voglio Villegas in Sport League. Oddio. Vediamo se Danirco attacca, ma non lo so. Però sta facendo vedere, sta un po'. Si è avvicinato abbastanza. Ragazzi, che giro la sosta più o meno? Per così capire che calcoli si possono fare. Non ho decimo. Decimo nono. Si può anche fare tipo 26 giri con la. Sì, sì, no, la AD è lunghissima, però non è una gran gomma, ecco. Se fosse uscita la safety, sì. Fai la sosta e vai lungo. Anche perché poi comunque è una pista che non ti permette di fare grandi guadagni con vantaggio di mescola, perché sono quasi tutti dritti. Oddio, però adesso attenzione perché si stanno strappando là i primi, quindi... No. Solo Antonio non riesce adesso, cioè da Red, se non lo passa è... Se sono tutti sotto DRS, beh, ovviamente è trenino. Secondo potrebbe convenirgli anche... safety car? Safety? No. No, visto la bandiera gialla, ho visto alzare il piede. No, l'ha sbinnata Orbiking. Per spinarla lì... Antonio sta attaccando. Fate vederlo. Suarez. Però non l'ha ancora attaccato. Ernesto, lui come lo vede a Redes, Talz? Aspetta che credo che Danirco voglia passare Matteus. No, il problema principale è che lo vedono con distacco di un dito, però lo vedono all'esterno, esterno. Bello. Bella, bello. Però gli serve un po' di sprint di Hertz che ce l'ha, perché c'ha margine. Anche non Talza gli basta la scia, secondo me. Tanto Talza, bravo. Talza ha passato a Redes e adesso deve cercare di riagganciarsi. Dai Anton, dai. Allora, guarda, vediamo. Più che altro adesso Antonio deve sperare che Villegas, che è terzo, con il tirotto di Danilko si stacchi, perché se non si stacca è un problema per Antonio rientrare dentro.
perché due secondi cominciano a farsi pesare, a pesare su una pista del genere senza poi dopo l'utilizzo del DRS. Bisogna vedere se si riesce a fare un pochettino di margine adesso, come prima di tornare sul antifilo. E Antonio non ha neanche Hertz, perché io vedo la lucina rossa accesa dietro. Sì, sì, l'ha usato tutto perché aveva già dovuto ricucire un primo buco. Gli serve la sosta, Antonio, forse. Vediamo come si mette, potremmo anticipare la sosta. Però credo che Danil Costa adesso spingendo tantissimo per far staccare Villegas, che sarebbe, credo, l'obiettivo adesso primario per far ritornare Antonio. Danil Costa sta staccando anche Mateus, in realtà. Intanto rivediamo la partenza. E Antonio... ci fermeremo prima con Antonio. Ci sta. Sì. Partenza. Tanto il gruppo è corto. Partenza buona di Mateus, che se non sbaglio mi sa che lui c'ha il pad. Non lo so. Mi sembrava che avesse il pad, anche perché in Bahrain era partito meglio di Mattia, mi ricordo, in prima fila. E di anche... punto, quindi... Danirco, non azzeccherò mai di primo acchito, però secondo me sta cercando di spingere, perché nella seconda metà di stint secondo me aveva un buon vantaggio, che lui riusciva a tenere il ritmo abbastanza costante mentre alcuni salivano di mezzo secondino. Se lo riesce a fare là potrebbe fare la differenza, secondo me è lì. Ma gli sta tirando il collo agli altri due, perché Villegas adesso 9 decimi, quando comincia a essere tra i 9 decimi, 8 decimi, 9 decimi, significa che sono proprio al limite. Più neanche la scia. Ah, più che altro che la senti pochissimo. Più che altro sei al limite, perché sai che basta una frenata e perdi il DRS, perché se anticipi la staccata, quello ti guadagni un decimo e hai perso il DRS, quindi. Eccolo, 21.5. 21.5 al 7, 80 roba. Guarda, se va avanti così il prossimo giro staccano Villegas, secondo me. Mamma mia, quanto è vicino. Madonna. Ha fatto una frenata abnorme. Un po' con me e con te oggi, Luca. La faccio io, finisco in tribune. Infatti, ero curioso pure io. E con tipo le ruote che ormai si sono consumate. Io non vorrei che Matteo si sta cercando di essere vicinissimo a Danirco per togliere il DRS a Villegas. Potrebbe essere ottima come strategia per Antonio, perché Antonio, guarda, in due giri praticamente ha perso un secondo rispetto al terzetto. Però mo si è riattaccato un po' Mateus. Il DRS purtroppo è un salvavita qua. Sì. Mauro Pera ci offre un drink nel mentre che beviamo. Oi. Ringraziamo anche Felix 11 facciuto per il follow, bombe per gli altri 4 bit tirati in faccia al bombardato. Me lo immagino che uno per uno ce li comunque Comunque la cosa positiva è la cosa positiva che Tals è da solo in questo momento, quindi non ha problemi di guardarsi le spalle. Acosta. Ma comunque però non ci interessa al momento. Sta un po' guadagnando, cioè sta facendo tiro e molla, 2.7, 2.6 adesso. C'ha mezzo Hertz Mateus. Aredes. E anche Villegas. Ma dove l'ha presi? All'uscita dalla... Credo che sia salito. Magari curva 1 all'interno. Sì. Ma non ancora manco ci arrivavano, mi sa. No. Sì, è arrivato in contemporanea con Aredes. Non so Aredes dove l'ha presi quei 3 secondi, sinceramente. Non ho idea. Perché se loro erano in staccata, Aredes era a metà rettilinio. Come ha fatto a prendere 3 secondi? 8 decimi tra Danirco e Mateus. Ma penso che sia difficile staccare Mateus. Cioè, se ne ha presi. Ha un sacco di Hertz. Io sto pensando che l'ha preso sul rettilinio per stare interno. Sì, ah, può essere, sì. Mi stava venendo il dubbio. Oh, guarda qui. Zanelli, Ruffonico. La gialla ragazzi, Pablo. Fa 16 ecco giri. Zanelli. Sì, 17-18 anche. Allora siamo vicini alla sosta. Sì, siamo già in finestra. Diciamo che l'ultimo paio di giri soffri un pochettino, ma è molto relativamente, non è inguidabile. Mamma mia, paura, che cavolo fa quello?
Ma quanto sei avanti? Ma che c'è la velocità doppia nello streaming? Ti rimetti a pari e poi sei avanti. Ho fatto due volte, ragazzi. Due volte ho stoppato. Oh, a me non fa mai buffering. Sono dal vivo e ogni tanto ti trovo 5 secondi davanti. Più che altro io non vorrei dire, ma siamo in 8, 9 e in 7 guardano esattamente la stessa cosa. Uno nel futuro. Ah, io raga, sto fatto tre volte. No, ragazzi, ci stiamo muovendo con le strategie noi. Ok, ma infatti muovetevi bene. Poi scusatemi, c'era anche Raffaele credo tal fa che spoilerava un po'. Ma lo sai che forse io quasi te fermerei prima quasi da Nirko, non lo so. Perché se tu guadagni dalla sosta, se te guadagni quel secondo. Un secondino lo guadagni. Per toglierlo da DRS, perché tanto purtroppo se ti fanno l'undercut ti passano in queste condizioni. Vediamo. Forse sì. Credo che sia infatti. Infatti. No! E hanno preso di Matteus. Matteus ha preso 5. Bravo Matteus, bravo! Bravi, bravi. Questo qui è il problema della pit lane. Si è fermato Antonio. Sì, perché sei abituato, l'ho detto sempre, anche quando mi allenavo qui a Monza per la gara di campionato, sei abituato su questa pista a girare talmente veloce che quando freni ai box dici, caspito, guarda quanto sto andando piano, ho frenato. Poi all'ultimo momento ci butti l'occhio e non sei ancora neanche sotto i 100. Ragazzi, caspito, sto andando piano. Ragazzi, comunicazione di servizio, Villegas ha perso un boato ai box perché ha dovuto aspettare Tals. E questo è ottimo per Tals, perché Villegas ha 3 secondi di penalità e non ha più la scia. Ha perso un secondo Tals. Villegas da Tals ha perso un secondo. E c'è anche sì. Matteo, 5 secondi. Ma sei lì. Questi brasiliani bravissimi potrebbero mettere il distacco dal primo. E l'ha messo. È intervallo. Intervallo è tra... Danirko deve dare la vita adesso perché... Matteo si è entrato, sì, ha avuto 5 secondi di penalità, ma è entrato come una fionda, quindi può darsi che addirittura gli rientra davanti. Box. Si può dire, e sti ciufoli? Ce ne faremo no, sinceramente, no, più che altro... Direbbe qualcuno. Sì. Alberto senza L. Ma no, come Alberto senza L? È uscito fuori la cosa della finestra. È la strategia. Aperto. Alberto. Ma qualcuno lo può togliere dalla chat adesso, Alberto? Eccolo, siamo alla frenata. La frenata di Danirko è venuta con un nuovo pezzo arrivato proprio da tra l'altro abbiamo Andrea, cioè, è l'enciclopedia dei commentatori storici. Giorgione che arrivava quando era a 3 ragazzi. Secondi dalla Williams, arrivava Giorgione che è arrivato un nuovo pezzo per la Ferrari che non guadagnava neanche. Tacci su. Tra l'altro anche ai tecnici guidati da Adrian Newey hanno portato il nuovo componente sulla sospensione. Il nuovo Death Rettore. Occhio perché coso con Matteo si sta dicendo. Matteo si ha portato un secondo un distacco. No, più che altro è che Villegas ha portato il distacco su Tazza 3 secondi e 4 per la lotta per il terzo posto. 7 decimi. Allora, Zanelli dentro, quindi si torna alle posizioni originali. Zanetti dentro. Forse non ha DRS. Ma tutti i tecnici. Non ce l'ha, vedi? No. Però sto usando l'ERS. No, perché ne ha ancora? E anche la gomma più nuova, quindi l'importante per Danirko è non farsi raggiungere DRS da Villegas, così Tals almeno c'ha una chance. Attenzione all'uscita di curva prima variante, sarebbe mangiato, gli ha tolto 3 decimi. Ha fatto un errore Matteo. Secondo me Danirko sta un po' giocando col gatto col topo, anche perché poi Matteo c'ha 5 secondi, cioè c'è tutto. Penso che adesso non sia tanto giocare col gatto col topo, perché non è che sta correndo contro
uno scarso, anzi, però è l'unico momento della gara in cui Matteus può fare qualcosa se veramente può vincere, quindi non sta giocando. Ma oddio, ho visto, cioè, per come sta recuperando adesso, più che giocare gli basta stare dietro. Ma secondo me non gli vuole stare dietro, secondo me vuole vincere in pista. Vabbè, sicuramente, tanto... però comunque non si deve far staccare se vuoi superarlo. Ah. Però pare, sembra rientrato. Sì, è rientrato troppo facile, più che altro, perché sembrava un secondo in un amen, ha tolto giù 3 decimi. Più che altro, secondo me conviene non battagliare, vanno del loro passo, staccano Viegas l'ultimo paio di giri. Infatti, importante che Viegas non prenda il DRS, che non fa, perché così aiuta Taz, perché secondo me Taz potrebbe andarlo a prendere. È arrivato a 3 decimi, ho detto, ma... Quella questa macchina. Oh, la Peppa. Oh. Però adesso lo passa. In questo momento gli MRL cosa sarebbero davanti oppure no? Perché penso che il primo a vedere esplosa la loro live. Hanno 6 punti di vantaggio. Matteus, se non sbaglio, Matteus prende 40. Così sono avanti lo F1, è troppo, sì. Gli MRL sono in mezzo, ma l'unico dietro è Martins, che non è tanto indietro, così i brasiliani tornano avanti. Praticamente i brasiliani stanno pregando per Matteus, perché sennò la situazione sarebbe compromessa per loro. Sì, perché è troppo indietro Aredes e troppo avanti Matteus. Però Matteus, occhio, che con 5 secondi in questo momento sta perdendo la possibilità di... Vabbè, a parte la vittoria, ma anche a Villegas e a Taz non è così distante Taz dei 5 secondi di Matteus, Sta guadagnando. Perché si sposta? Taz manca mezzo tempo. Non lo vuole attaccare, secondo me. Ammazza quanto ha tagliato qua. Marco, fa qualcosa! Credo che Taz se non sbaglio sta a 5 secondi e mezzo dalla testa. Sì, 5 e qualcosa. Non è per niente sicuro il podio di Matteus in questo momento. 5-4, 5-5. Taz sta facendo elastico con Viegas, prima è 3-2. Sì, diteglielo che se la sta giocando con Matteus. Si sta giocando per il podio, ma anche con Viegas. Con Villegas c'ha 3 decimi di ritardo e sarebbe sul podio. E con Matteus a mezzo secondo. Praticamente si stanno giocando il secondo, terzo e quarto posto. Villegas 6 secondi. Perfetto. Si gode. Ciao. E andiamo. E allora c'è il podio per il momento per Taz. No, occhio, perché va a finire che lo prende uno dei nostri, la penalità, siamo punti a capo. Cerca il bagnato. Secondo me si sposta perché non lo vuole passare. Allora senza che si avvicina, non è che se sta dietro no passare, perché magari forse se arrivi in scia magari quell'altro pensa che cosa fa. questa non l'ho capita, sta finta. Non sta innervosendo. Non ha, cioè, non vuol far prendere altri 3 secondi. Sarebbe se gli fa prendere altri 3 secondi. Se gli fa prendere 3 secondi, sarebbe un colpo gobbo 1-2 clamoroso in quel momento. Secondo me non è possibile. Incredibile, ma... Lope va a fan bocca. Va. Ecco, apposta. Ma comunque, siamo arrivati a metà gara, ragazzi. Vabbè, Monza. Ci sta. Pensa che domani dovremmo fare 36 giri per quanto riguarda la Sport e 71 giri per Pro e Master nella mitica pista del Messico. Andale. Aspetta, sono 36 in Messico più 71 in Messico più la prossima settimana altri 36 in Brasile e 71 in Brasile, quindi saranno 2 settimane. Vabbè, comunque fate 1 alle 2. Sì, sono 2 settimane che però si... Occhio. 20 gare al 100%. Non so se sono io, la vedo la gara in maniera pazza.
palese. Sì, no, ma anche loro che ogni tanto esplode la live. Prima si era bloccata. Viegas è quasi arrivato sotto il secondo, eh? Ma sta andando piano quella Matteus. Tals è sempre sui 5. 5. Tals ha perso in questo giro molto. Ma più che ha perso, più che ha perso, l'unico che ha guadagnato di passare, perché sta andando troppo piano Matteo. Ma bene, potrebbe, il fatto è che non so se lo stacca. Oddio, non so se per Tals sarebbe un bene questa cosa, sinceramente. Io aspetterei ancora. Perché si è avvicinato Viegas. Punto per quello, però vediamo. Viegas, dove cacchio vai? Tanto li lasciamo a menarsi tra di loro. Anche. Cioè, manca ancora 11 giri. Deve averne abbastanza per dare uno strappone enorme. Vediamo che... ma non averne di passo, averne di ers. Punto. Che laggata ha tirato. Che paura. Di nuovo come prima? È di nuovo come prima. Occhio, e se si inserisce Viegas. La vedo male. Okay. Hanno tutti bene, non mi piace. No, più che bene se battagliano, almeno falla andare. Falla andare. Tanto. Mamma, non deve fare questo. No! Ai. No, se invece così è meglio. Sai che secondo me così è meglio. Ma se Matteo scappa non è... Ma, cioè... 5 secondi per dare, sinceramente. È vero. Ma se non si sta male, a questo punto dire perdere del tempo. Sì, ecco, sì, questo. Non ha... No! La. Però, dico io, i cazzi nostri... I cavoli nostri. Vabbè, non si passa mai, non si passa mai, pure i campionati. Non si passa mai. Io la conosco bene quella curva lì. La conosco bene quella curva lì. No, all'interno. Vabbè, però aspetta, se Danirko non ha rotto niente... Vabbè, ma è una penalità sicura, perché non ce ne importa granché, questa è penalità sicura. No, più che altro ti sei fatto passare a Viegas con tutte e due che hanno penalità. Che disastro, io non capisco. Ti è fermato? No, non si è fermato, ha continuato, ma secondo me non ha rotto. Alberto vede cose che noi umani non riusciamo a comprendere. Sto rivedendo, ma... hanno tirato una staccatona... Non ci sta mai lo spazio là, purtroppo. Poi il lag secondo me ci ha messo il suo, ma lag in più una traiettoria non stava dentro, è classico come me in Bahrain. Sì, lì in realtà, non ti vogliono lasciare lo spazio e non te lo lasciano. Allora, in realtà non gli ho lasciato lo spazio, però lo sai cos'è che anche nei nostri campionati ci sono stati due incidenti, sia quello mio che quello di Michele, che è più o meno simile. Sì, ma lì non c'è spazio, perché lì non puoi passare, ma lì, lì non entri, lì non entri così non riesci a entrare. Cioè, non ti fa passare, ragazzi. Allora, i casi sono due: o esci fortissimo e lui ha sbandato, va bene, e lo puoi passare. Oppure devi essere scarichissimo per riuscire a passarlo. Ma In caso ce n'è uno solo, devi avere la macchina che stia nettamente davanti al tuo avversario all'interno, perché se stai un filo dietro lì non passi, cioè c'è poco da fare. Purtroppo lì ha sbagliato, cioè c'è poco da dire, ha sbagliato, non era il momento di superare, soprattutto nelle condizioni in cui era, che aveva zero penalità rispetto ai suoi avversari. Però ormai quel che è successo è successo. Amen. Sono completamente d'accordo. Meno 54 punti. Vabbè, prendo una penalità di circa 80 punti. Quindi torneremo tutti. Mi sa che considera comunque, ecco appunto perché servono le penalità in secondi. Perché questo è un vantaggio. Siccome i brasiliani non modificano la classifica,
perché non toccano niente. Per noi la gara va bene, che tanto vinciamo lo stesso. Poi puoi togliermi quanti punti vuoi. Io ho fatto primo e secondo. Sì, ma... o comunque, quasi. Sì, ma... comunque, comunque, ragazzi, Tals è a 5 secondi e 7 da Matteus. 7 decimi dalla vittoria. Ancora possiamo sperare nella vittoria di Talsino. Oltre, vabbè, anche di Danirco, perché Danirco è dentro. Risponde Danirco. Mazza che giro. Mazza che giro. Ecco quello che vi stavo dicendo. Ah, là la rotta, Mirko. Nonostante ciò, ti dà molto più veloce. Ah. Ma questo, beh. Ma questi che... mamma mia, che cambio di direzione, Paolo. Ragazzi, se volete un video e vedere come Monza può diventare davvero qualcosa di incredibile, cercatevi le tre gare di Formula 3 europea del 2015, che è alla terza gara. Stroll non si sa cosa no, ha combinato. No, che alla terza gara il direttore gara, dopo aver avvisato i piloti, decise che se avessero fatto ancora una scemenza durante la gara avrebbe sospeso la gara. Ci fu un incidente, la gara fu dichiarata sospesa e conclusa. Bello, bello. Ragazzi, scherzando, Danirco si è riavvicinato a Matteus, perché con la rotta ha 3 secondi di vantaggio. 3 secondi, in 3 giri li ha preso, non so, il mondo li ha preso. Posso vedere che fa anche il giro per no. Beh, ci è mancato poco, secondo me, qua il giro veloce, ma non abbiamo la grafica, ma ci sarà mancato poco. Oh, mamma. Scusate, cosa stavo dicendo? Che stavo parlando con i ragazzi? E no, dicevamo... parlavamo del distacco di Danirco e parlavamo di Monza 2015 della Formula 3, quando il direttore di gara in gara 3 aveva avvertito i piloti dopo un sabato terribile. Sì, si rischiò, avrebbe sospeso la rischiò gara, la morte il sabato, dai. Se succedeva altro, e la domenica ha concluso gara 3 in anticipo. Bandiera rossa. Sì, sì, al giro numero, se non sbaglio, perché io l'ho rivisto quel video, 5-6, perché i piloti, ci fu un incidente neanche tanto grave, un incidente normalissimo. Niente di così incredibile. Il problema è che i piloti sul rettilineo si muovevano a zig zag, ma non erano due vetture, erano 5-6 attaccate, e creando tutta una fila, e si rischiava di nuovo quello che era successo a Stroll il giorno prima, che con Giovinazzi aveva fatto 4 giri della morte sfiorando i guardrail con la testa. Un disastro. Stroll che chiudeva la gente fuori. Era Stroll contro Giovinazzi. Era Stroll contro Giovinazzi. Sì. E c'erano bei piloti comunque lì in mezzo. C'era Leclerc, c'era Russell. C'erano tutti praticamente dei giovani, dei talenti che sono adesso in Formula 1. C'era Verstappen. Ah no, lui era già in Formula 1. È vero. Mamma mia, cosa ho visto adesso? Mamma mia! È Pablo. Ammazza! Ti è stato fumare, Pablo! Pablo. Occhio che Danirco 1-4 sta chiudendo il gap. Altri 3 secondi, Matteus. E forse possiamo fare primo e secondo? Danirco ha detto che vuole passare in me. No, con questo, ragazzi, in questo momento è 1-2, perché Matteus ha 8 secondi, in questo momento è 1-2. Però adesso, Taz però non deve perdere così tanto tempo. Sì che... ci mancano un po' troppi G. Danirco lo deve disturbare a questo punto. Non fate ritornare. Basta che si metta di... Mi dissocio io. Ragazzi, Antonio mi sa che 7.5. Ma è strano perché era 5.9. No, ha sbagliato la variante Ascari. Si è girato a Redes. Oddio, una safety car in questi momenti non sarebbe malissimo. Oh mamma, io non ci metterei la firma. Oddio, con tutte queste penalità. Sì. Magari l'ultimo giro, sì. Siamo più sicuri. No, ma considerate che al prossimo giro già non esce più la safety car. Sì. Ah, in questo momento Taz rimarrebbe comunque terzo.
È in crisi, Matteus. È 8 decimi. Ma quanto sei più avanti? Controllo. Oh, Andrea, ho stoppato un'altra volta, non rompi. Sì, ma comunque non mi tornano i conti. Come cacchio è che c'hai? Vai a velocità doppia, secondo me non, no, secondo me non ha mai, secondo me, io ragazzi, io ragiono così, Sdam non ha mai stoppato, fa finta di stoppare. Arrivato. Un'altra volta, quello che ti dica. Dove sei tu? Io adesso ho aspetta. Oh, Matteo, no, no, è Martins. Martins in mezzo alle due lesbe. Torna lesma adesso. Oh, adesso impari con noi. Adesso impari con noi. Ha detto seconda lesma quando Luca era ai 100 metri dalla seconda lesma. No, seconda lesma. Allora, sta passando adesso al ponte del Serraglio. Sta arrivando alla scala, sta facendo adesso. No, allora, dai, dai, ci sta. Sta facendo la scala. Ci siamo. Vabbè, ma raga, ma mancano 3 giri, dai. Cosa... lo so, ma è per evitare lo spoiler. Cioè, allora, ci metti teso. Facciamo una cosa. Tesi. Attenzione, mi metto il piccino, Non dire nulla, mi raccomando, Silenzio totale. Don't say cat. Più don't have in the sec. Cosa potrà succedere? Dai, su, Andrea. Ecco, la citazione suprema. Ragazzi, Tals secondo, 7-7. Sì, ma è lì, l'intervallo, non è distacco dal primo. No, appunto, 9 decimi più 7 secondi. Fa 8. No, è 8 e 2. È 8 precisi, 8 e 1. Adesso 8 precisi. Prima era 7-7, avevo ragione, solo che te hai cambiato una curva, è diventato 8 e 0. Sempre scuse qua, era gialla. È al pelo. Bandiera gialla, si è girato qualcuno alla roggia. È Pablo. No, Pablo. Sbinnando come Pablo. Mirko deve cercare, Danilo deve cercare di avvicinarsi, magari dargli un fastidio tremendo, magari... Ma ecco, stavo cercando di capire qua, ma perché stiamo su Martins e davanti ci sono due vetture vicine, se ci sono i primi due? Guarda, se Danilo fa sì che Matteus debba solamente coprire la traiettoria, perde un sacco di tempo, sarebbe già quello il fulcro. Mamma mia, con l'ala rotta, 3 secondi ha mangiato a Monza. Come diceva Vanzini, ha detto, ragazzi, 2016. Ragazzi, Rosberg, cioè Hamilton, che pilota è? Monza, sono 4 curve, gli ha dato mezzo secondo. Cioè, 3 secondi a Monza. Ma scusate, la classifica è scomparsa. E voi non abbiamo riferimento, attenzione. Per la non sapremo mai. E per non far vedere dove sono i piloti. Dovremmo istituire il commento di Vanzini... oppure di Mazzoni. Comunque sto brasiliano qui è peggio di legge con l'erso. Sei davanti, devi questo è un'accusa presente. Questa è un'accusa che il signor Luigi di legge sicuramente non ha gradito. No, questo qui è un elogio, non è un'accusa. Accusa infamante e gratuita. Il signore di prima è già stato processato per direttissima, già arrestato. Mi sa che lo passa, ragazzi, mi sa che lo passa. È vicino. I think that vediamo. Ma al 30% di vediamo. Ma quanto tira? Sta bruciando l'erso. Beh, spero, perché se gli rimane sempre così c'è qualche trucco, perché mi dispiace. Faccio fatica a pensare che risparmio il tosterzo. Cuore finisce con la tamponata solita. No. Guarda, Raffaele è un uomo distrutto. Guarda, sta pregando. Questa delle camere. Ho avuto paura che veramente lo stava tamponando. Secondo me si è tirato un attimo indietro Danirko, perché Matteo si è buttato dentro senza troppi complimenti. Fanno stare calmo. No, niente calma, deve attaccare il bar. No, ma no, non è... attaccare sì, attaccare. No, farlo qua, non farlo. No. Vabbè, io ho capito tutto, ma non è uno che non ragiona, se no... Cavoli, se serve disturba, guarda Talza quanto gli manca da me, Matteus. appunto, questo sto dicendo, perciò deve attaccare. Secondo me deve passarlo e poi deve rallentarlo.
No, 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 io mi ricordo cose che non si possono descrivere, scusate. Tira, 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 sentiti Mbappé, vai. Adesso lo passa. Vai, passalo adesso rallenta. Dai, adesso per forza lo deve passare. No, ok. Deve rallentarlo in una maniera pazzesca adesso. Ma che pazzesca, gli serve un decimo. Già così guadagna mezzo secondo, tal teoria con questo sorpasso, quindi... infatti 7 e mezzo. Io eviterei 7-1. No. No, rallentamento, no, nessun rallentamento, bisognava solo attaccarlo e fargli perdere tempo. Basta. Beh, adesso 7-2. È già fatto adesso. 7-2, 7-3. Se tira col DRS, se tira col DRS è un problema. Non è già fatto. No. 7-0. Però è anche vero che se l'ha preso e l'ha passato, secondo me, se da tutto adesso no, invece terrà il DRS per forza. Però no, 7-3. Adesso siamo nelle mani di Taz. Taz deve dare la vita. L'ultimo giro deve dare la vita. Non ce l'ha perché è troppa scia. Per poco, ma in teoria finito Hertz, benzina. Aspetta. No, un decimo. Grande Anto, primo e terzo. Va bene, ragazzi. Cappuccio, ragazzi, allora, ragazzi, c'è stato un disappunto generale per quel decimo lì. Vabbè, dai, pure ragazzi, il cavaliere ci vuole fare i complimenti. Ci vuole fare. Attenzione, i complimenti ovviamente dal nostro cavaliere. Certo. Urrà! 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 Grazie cavaliere, grazie. E comunque ragazzi, concludiamo con un altro podio mondiale. Ottima, ottima prestazione dei ragazzi. Chiaramente ci sarà una penalità di X secondi, X punti. Sti capperi. Dopo sta gara posso proprio di sti capperi. Io sti ciufoli. Io nel fuori onda non avrei mai sentito Luca Flaminio dire sti capperi. Vabbè, Luca ormai è diventato televisivamente corretto, un'idea di mezzo tra Zazzaroni e parliamo. Beh, ci abbiamo subito i piloti, ragazzi. Allora, perché non parlarci subito coi ragazzi? Se ovviamente stanno arrivando un attimo. Arrivano. Il debriefing, Ernesto, lo facciamo qua subito in diretta live. Vogliamo capire. Ma voi avete scelto un ingegnere che non fa staccarmi, ragazzi, che mi fa attaccare, quindi avete sbagliato. È il problema che molti non quante possono neanche attaccare Ernesto per paura dei tagli. Se Mirko scrive in chat, chi è che lo scrive? Forse Napo. Rallentava nel T1 parecchio, no? No, vabbè, ma evitiamo. Vabbè, è lecito. Voi vi ricordate il Gran Premio? Però quando corri con questi brasiliani qui, secondo me. Cioè, voi vi ricordate quando Coulthard negli Stati Uniti? Non so se ve lo ricordate. Sì, nel 2000 che rallentava tutti e due. Nel 2000 si mise davanti a Schumacher e praticamente parcheggiava la macchina. Ha fatto guadagnare 3 secondi ad Häkkinen, esatto. Che non aveva ritmo sul bagnato. Esatto. Cioè. Non è stata una cosa bella, però. Beh, ma noi ci dobbiamo abbassare i livelli dei. No, vabbè, ma magari nel primo settore poteva un attimo rallentare. No, se dobbiamo trovare una critica costruttiva, proprio è così. L'attacco alla Ascari col passo che aveva Danilko, che ha dimostrato senza Alettone, Dio boh. Allora, si poteva evitare lì. È l'unica critica, per il resto guida stupenda. Avete capito pure la situazione, che Danilko aveva perso la macchina in uscita dalla Roggia e
per la foga sicuramente di recuperare, ha attaccato subito. Sì, ma è normale, è un errore, ecco. Ma okay, ti dico, Ernè, è l'unica critica che anche, si può muovere. No, però c'è anche da dire una cosa, che i nostri piloti sono abituati a un certo comportamento in pista. Sì, ma beh, non è che stiamo, allora, Ernesto, ma no, non è che gli stiamo dicendo che deve buttarlo fuori, eh no, cioè, io sto dicendo un'altra cosa, ma da, no, no, io sto dicendo un'altra cosa, la critica di quando ha sorpassato all'Ascari c'è stato il contatto. Cioè, diciamo, i nostri piloti sono abituati a guidare con gli altri piloti in un certo modo, quindi si aspettava il minimo spazio per fare la curva. In realtà il minimo spazio non c'è stato, è stato portato completamente all'interno del corso. Aspetta, Ernè, è una frase che credo in 8 gare l'abbiamo sentita quante volte. È perciò che sto dicendo, quindi non è che c'è neanche bisogno di fare una critica, alla fine... su situazioni di gara io avrei fatto pure peggio. Ah, ma guarda, no Ernesto, ma ti dico, è una piccola critica, non è che adesso se dobbiamo trovare un neo, ecco, per dirti, non no, è adesso secondo me è quella classica situazione dove non è colpa di chi attacca, ma sarebbe più di chi difende, secondo me. Cioè, l'incidente è deciso dal comportamento di quello che si difende. Esatto, se quello che si difende non vuole lasciare spazio, ti prendi. Se vuole lasciare spazio, allora deve rallentare. Ma lì, se non sei affiancato, non sei davanti. Allora, era affiancato. Oh, ma Mirko era affiancato, Come ci partiamo da questo. Affiancato sì, però il problema è che davanti era più davanti il pilota della McLaren. È borderline quella lì, è molto borderline quella situazione lì, è una curva molto strana. Per io appena ho visto Mirko affiancato lì ho detto qua sì, però vabbè, se ci sono i piloti, ci sono già adesso i piloti, parliamo direttamente con loro, va così almeno ci fanno sentire le sensation. Allora partiamo con Danirko, anzi come dice Luca, Danirko, perché così almeno si sente a casa il buon Luca Flaminio, con Danirko, primo posto, gara molto, sembrava semplice, sembrava in controllo, contatto con Villegas, alla rotta, hai deciso, adesso lo prendo, lo passo, vado a vincere. Esattamente. A posto. Fine. Sipario. No, vabbè, ho fatto... Allora, giro di qualifica, potevo fare meglio, ho fatto un primo settore veramente orrendo. E dopo niente, la gara è partita che lui mi ha attaccato, io non mi sono tanto difeso perché comunque è curva 1 stretta, e dopo ho gestito un po' le gomme per averne un po' di più con gomma usata, e lui si è fermato prima di me, mi ha fatto un undercut neanche tanto potente, e niente, dopo sono rientrato e il momento in cui ho fatto un errorino mi ha passato la McLaren, e quando poi ho provato a riattaccarla mi ha praticamente stretto di brutto, cioè io ero completamente all'interno, l'avevo praticamente passato e ero molto appaiati, solo che lui è staccato veramente tardi e lì la Ascari con quella velocità non la fa in due, quindi mi ha completamente, diciamo, curvato addosso e io solo controsterzato, non potevo fare altro, se non controsterzavo finivo nel muro a sinistra. E è andata peggio a lui, anche se ho rotolato comunque anch'io. E niente, dopo rotolarlo ho detto, vabbè, adesso lo prendo, provo a fare quello che posso. E niente, poi l'ho preso, l'ho passato. E vinto, easy, facile. Che ci vuole? Comunque complimenti per il baffo, molto interessante. Luca, hai qualche domanda? No, beh, alla fine l'episodio da analizzare fondamentalmente era quello, la chiave di volta della gara. Per il resto, poco da dire, insomma, più che altro perché era totalmente in linea con quello che mi aspettavo. Anzi, magari se avete pensato alla fine, avete calcolato lo svantaggio che aveva Tals di 8 secondi, diciamo, se avete pensato... di rallentare, se hai pensato Mirko di rallentare leggermente. Allora, Luca prima della gara mi ha detto che noi avevamo già vinto. Okay. Sì, ma non per una questione di titolo, anche se più che altro è finito i primi secondi, poi non cambia niente. Avevamo pensato, solamente che io dopo, cioè lui mi ha detto anche, vedi se riesce un po' a dargli fastidio, infatti quando ho fatto la staccata a curva 1 ho salto un po' più piano e lui è entrato negli 8 secondi.
e solamente che dopo il contatto, dopo che me l'ho preso 5 secondi da lui, poi l'ho ripreso con la rotta, ho detto voglio fargli vedere che posso andare un po' di più, e l'ho rallentato un po' a curva 1 e curva 2, lui si è messo sotto gli 8 secondi, poi comunque è salito di nuovo sopra e alla fine è uscito di un decimo, però dai, come se avessimo fatto primo e secondo praticamente. Sì, no, vabbè, ma non per la classifica, figurati. A questo punto di Taz, visto che è arrivato terzo, grande gara perché partiva in mezzo al gruppo, si è distreggiato bene, è risalito. Sti 162 millesimi che ti sono mancati, dove li hai persi? È stato un insieme di sfortune, che, allora, partendo dal presupposto che io mi aspettavo una gara a trenino, quindi intelligente, mettiamo meno benzina, cioè nel senso non carichiamo il giusto, mettiamone un po' di meno. Però il trenino non c'è stato, invece. E invece quindi praticamente io ne avevo anche di più, perché verso metà stint delle medie lo stavo anche recuperando, poi ho detto no, devo gestire la benzina, quindi ho alzato il ritmo, l'ultimo giro non avevo né gomme né benzina per stare sotto, quindi lui poi aveva tutto l'erso perché ero sicuro che ce l'avessi, infatti mi ha dato 3 decimi solo altri 3, quindi che io alla Scaria ero tipo 7-7. Poi dopo la Scari era già 8-1, sì, quindi 8-1, avrà tirato tutto l'erso, cioè io non avevo né erso, né gomme, né benzina, avevo niente, quindi ho pregato, ho detto mo, anzi alla Scari quando ho visto che comunque era 8-0, ho detto io tiro giù, e infatti ho fatto un bel traversino finale, ho detto se le gomme tengono bene lo batto, se no però è andata male, dai. Andata male relativamente, perché comunque sei arrivato a podio, quindi sì, vabbè, però non sono pienamente soddisfatto, insomma, cioè, si poteva fare meglio. Minchia, se fossi arrivato io a podio, questa è mentalità, signori, questa è mentalità. Qualche domanda per Antonino Cannavacciuolo, all'orba. Prendi il pollo, ma tagli no, vabbè, ma la stessa domanda rivolta a lui. Se l'ultimo giro avete pensato rallenta, Mirko, vai piano. Secondo me, se fosse stato Taz, e io penso come Taz avrebbe sicuramente chiesto sta cosa. Anche nel T1, no? Chiesto. Se nel T1 magari perdevi quei 2-3 decimi, non è semplice, a parole. Andrea Taz gli ha chiesto proprio a Danirco, ma mettici un boost proprio, così almeno prima, mettila. No, io gliel'ho chiesto parecchio, cioè nel senso dal 20° giro ogni tanto dicevo vedi se mi dai fastidio, non è che muovo rallenti. Vabbè, poi giustamente lui ha fatto quello che poteva, non è che si può fermare in pista. Vabbè, chiaro, non si poteva spiaggiare. Lui la sua parte l'ha fatta, io ho cercato di fare la mia. Purtroppo è andata così, quindi. Peccato, perché sui 7,5 fino al T2, 7,6. Però lì senza benzina, senza erso, poco da fare. Non ce n'era più. Va bene, ottimo risultato comunque, primo e terzo, altro podio conquistato, abbiamo concluso degnamente il campionato, sempre stati là davanti, Luca lo vedo molto soddisfatto. Andrea mi sta un po' deludendo. Andrea mi sta un po' deludendo perché ci dava sempre spunti con le meme, quei gif. Questa volta niente, vabbè, rimani lì ad osservare. Il cavaliere ti ha fatto i complimenti. Aspetta. Però ci vuole qualcosa in più. No, hai tagliato. Hai tagliato. Comunque ringraziamo Sdem che almeno gli ultimi due giri non ha spoilerato il risultato finale. Sì, anche perché era a rischio penalità per la prossima gara se continuava. Fategli l'antidoping a Jacopo, dice Marco. Perfetto, posto. Ah, c'è il micio. Eccolo qui. Vorrei rispondere a Marco che io dovrei rimanere sveglio fino alle 5. Quindi allora in totale quanti punti dovremmo aver fatto più o meno, Luca? Allora oggi sono 72
Vediamo un attimo se ci daranno qualche penalità. Speriamo che non sia di altrettanti punti. Oddio, no, dovrebbero darci una penalità di 72 punti meno 81 ancora. Quindi sarebbero tipo 160 punti di penalità, una roba del genere. Sembra un po'. No, mi pare che più di 25 lo possono dare. Ragazzi, io vi saluto che domani. Ciao Alberto. C'è rumore di qualcosa, non so di cosa. Salutiamo Alberto, signori. Ciao Alberto, buonanotte. Buonanotte. Allora, e niente. Direi che siamo a posto. Abbiamo concluso questa bellissima avventura durata 8 appuntamenti dal primo GP, se non erro, in Australia. Siamo arrivati fino a Monza. Sì. Siamo arrivati fino a Monza con aspettative che erano buone, si sono poi concretizzate. Sì, dal 21 febbraio all'11 aprile, quindi diciamo un due mesi. Ragazzi, c'è posta per te, Luca, su Instagram. Che succede? Questo nome brasiliano che mandava messaggi, magari mi spacca. Comunque, ragazzi, allora, aspetta, ragazzi, vediamo. Sì. Attenzione. Credo che lui dice, è qualcuno che scrive a me. Si è emozionato. Pensavo che fosse una brasiliana un attimo, Luca. Parabéns para la vittoria do Mundial. Complimentos. Dice ci posso fare una bella coverina, una bella coverina. Bravo, ecco. Bravo Sugar, traduttore. Beh, io scrivo in portoghese, dai. Portoghese non ancora me lo imparo. Comunque, ragazzi, aspetta che mi ha scritto anche su Cupira. Ci ha scritto anche su Cupira. Addirittura i complimenti dei nostri avversari. Adesso dico così e poi arriverà gli insulti proprio direttamente a Flaminio. E poi arriveranno le massate. No. Comunque sono dei criminali in pista, io ho visto. No! No! Ma ecco, no! C'era tutto quel che di buono stavamo cercando di costruire, è stato praticamente distrutto in un secondo. Queste relazioni diplomatiche America Corea del Nord, tutto sto casino, esce Trump. Siamo ma amici, comunque c'erano delle macchine che fanno davvero cagare qua in Corea, no? Vabbè, ma tanto non lo capiscono l'italiano, quindi possiamo dire quello che vogliamo. Ecco. No, non ti fidare mai, in Brasile è pieno di italiani. Non ti fidare mai. Vabbè. Che l'altra sera sono entrato in party da quando abbiamo fatto l'amichevole con il TF1. Mi hanno invitato in party organizzativo al volo prima di cominciare, essendo un ragazzo. Luca, come va? Che c'è? Che volete? Chi è che ha parlato? È uno dei ragazzi loro che parla. No, dico, bene italiano. Dico, chi è che ha parlato? Chi è stato? Che succede? Chi è che mi sta rintracciando? Ecco, appunto. Comunque, ragazzi, si è concluso il Mundial. Arriveremo in Messico, che sarà il terz'ultimo appuntamento di un campionato lunghissimo. Sta per finire quasi tutto anche di questa stagione, ragazzi. Ormai siamo arrivati alle porte conclusive di questa stagione, la più lunga, credo. 23 gare dovrebbe essere la più lunga di tutti i campionati che abbiamo mai fatto, credo. Sì. La più lunga. L'anno prossimo 23. 23. Poi ci sono le final. Andremo. L'anno prossimo possiamo togliere Abu Dhabi e Russia, così vi fate. Ci abbiamo tante belle piste. Io toglierei anche Messico. Io Russia la lascerei comunque. Io toglierei Russia. No. Io no. Con tutte quelle piste effettivamente ci si può fare un pensierino a scartarne un paio magari critiche. Però vediamo, prima vediamo cosa abbiamo in mano. Oddio, forse... Allora, forse... secondo me sarebbe giusto farle tutte. Però è anche vero che è molto lungo, quindi... Io mi ricordo che quando c'era Russia e c'era la signorina con noi nel pregare, Luca disse: a me Russia non piace, però vado forte. Sì, è vero. Ma Andrea se lo ricorda, forse Andrea si ricorda una pre-season del 2016 dove eravamo io, Nico Fiore e Chiat, che andavamo uguali. Nico Fiore quell'anno poi vinse la Master, in battuta ho detto: ma
Che succede? Com'è allora, che su questa pista vado veloce? Pre-season forse, purtroppo... non mi ricordo. Luca, Nico Fiore, io e Chiat, erano noi tre, tutti e due Luca, via. Direi, cioè, tutte e tre via. Luca, direi che è lo stesso caso di me in Francia. Come mai in Francia io sono campione del mondo Master League e poi dopo arrivo a fare figure come ho fatto però a Monza? Cioè, capisci che c'è qualcosa che non quadra, eppure il campionato è quello. Non è che cambia molto. Comunque ragazzi, siamo arrivati al termine. Ci siamo. Salutiamo, allora, salutiamo innanzitutto i piloti che ci hanno regalato comunque il podio anche quest'oggi, che si sono interessati chiaramente. Quindi mi ringrazio da solo. Sono pochi. No. Ora, Luca, tu ti ricordi tutti i piloti che hanno corso? Non sono pochi. Allora vado. Matthew, Alberto, Talz, Danirco. Danirco, vabbè, si è già perso. No, Farris, si è scordato di me. Si è scordato di me. Cioè, io sono qui, e sono stato nominato solo adesso. Allora, raga, c'è anche Mike. Mike, che ha corso la seconda e la terza, mi pare. Due gare a corse. Sì, no, Alberto, Matthew, Jacopo. Talz, Danirco, Mike. Doveva correre Mauro in Bahrain, sostituito dall'ultimo d'Alberto. E basta. Farris. Sette. E questi. Sette piloti. Anche se la disponibilità era molto superiore, chiaramente ci siamo sempre trovati nella situazione dove nel 99% dei casi scegliamo due di 4-5. È anche vero, Luca, che si correva alle 11:30 di domenica. Non è facile, non è un po' come la Europe o altri eventi nella quale è più facile raccattare i piloti. È un orario molto strano. Però sai, è un orario molto strano, però la domenica ci ha dato una mano. La domenica è un giorno vuoto. Ma sai cos'è? Ha dato una mano anche purtroppo il discorso legato al Covid, la zona rossa. Ha voglia. Se no la domenica chi è che magari domenica sta a casa la sera? Quasi nessuno. Anche quello. Comunque, ecco perché per noi è molto probabile questo cammino sarà una tantum, perché in condizioni di vita normale, secondo me, tantissimi piloti la domenica ti diranno non ci sono. Di più, cioè, il fine weekend, metti da venerdì a domenica, non ci sono. Sì, ma anche io, che... no, però poi quella è una cosa che si valuterà col tempo. Per esempio io stesso, ora che non sto suonando con la band, mi dedico a tempo pieno allo streaming, perché faccio tante video lezioni, perché faccio tante ore a casa. In condizioni di vita normale, io al sito potrei dare una mano per uno streaming a settimana più la mia gara. Ecco, ecco perché. Perché le lezioni... Guarda, nel disastro qualcosa di buono comunque esce sempre. Quindi alla fine, in questo momento, ci siamo ritrovati in questa condizione. Comunque siamo contenti perché il nostro lo stiamo facendo, quindi bene così. Allora Luca, lasciamo la palla a te a questo punto per chiudere questa bellissima serata e ricordare gli appuntamenti che ci saranno già subito da questa da sera. Domani, già siamo... da questa anzi, sera che è l'1 e 35. Prossimi appuntamenti, si riparte subito dalla prossima settimana, il terzultimo appuntamento di tutti i campionati, quindi siamo in rush finale Messico-Brasile Abu Dhabi. Ovviamente siamo in Messico, domani sera si parte come sempre dalla Sport, poi la Pro martedì, Master giovedì, Prime Link venerdì, e occhio perché eventualmente, ecco, Andrea ci mostra la coverina e cos'altro. Niente, eventualmente attenzione perché se riusciamo a far muovere qualcosina, al contrario della prima gara di campionato, vediamo se riusciamo a seguire la gara di Formula 1 insieme ad Imola. Quindi rimaniamo aggiornati, rimanete aggiornati sui nostri social, Facebook, Instagram, Twitter, siamo ovviamente qui su Twitch per le dirette, tutto il nostro archivio lo trovate su YouTube, insomma, www.formulaitalianteam.com. Grazie a tutti, grazie Andrea, grazie Mirko, grazie Jacopo, grazie Antonio. E ovviamente grazie per averci seguito, buonanotte, alla prossima. Ciao. Buonanotte.